Out of the Blue, team con sede a Madrid composto da veterani dell'industria, è una realtà da tenere d'occhio. Una software house volutamente a misura d'uomo, creata per dedicarsi ad avventure dal taglio più personale e fuori dagli schemi. I cardini dello studio sono fondamentalmente due: raccontare storie e mettere alla prova gli utenti attraverso degli enigmi. Due elementi ben in mostra in Call of the Sea, esclusiva Xbox e PC, che sulle onde di esperienze particolari come Firewatch promette di accompagnarci in un affascinante viaggio all'insegna dell'esotismo e del mistero. L'anno è il 1934. Nora Everhart, la protagonista, è una giovane donna afflitta da una misteriosa malattia che la sta facendo stare sempre peggio. Le strane macchie comparse sulle sue mani sono solo uno dei sintomi di un male difficile da interpretare, che oltre a farla soffrire fisicamente, la sta spegnendo poco a poco. Un destino di natura ereditaria, visto che la malattia ha condotto a una fine prematura sia il nonno che la madre. È così che Harry, l'amato marito, parte con spirito avventuriero verso una remota isola del Pacifico, alla ricerca di una cura quasi impossibile. Le tracce dell'uomo però si perdono poco dopo la sua partenza e quando Nora riceve uno strano pacco contenente un pugnale rituale e una foto di Harry, non può far altro che partire per la Micronesia, alla ricerca del marito, dell'elisir in grado di salvarla e forse di qualcosa di inatteso. Una premessa piuttosto suggestiva per un'avventura liberamente ispirata alle opere di Lovecraft. Non aspettatevi però da un momento all'altro una spaventosa virata horror. Al contrario, le vicende di Nora prendono spunto dalle componenti surreali e oniriche dell'immaginario dello scrittore, per quella che rimane fondamentalmente una storia d'amore e avventura. Sta proprio lì, nel suo gusto per il fantastico d'epoca, nel suo carattere delicatamente retro e nella scrittura efficace, il principale pregio di una produzione forse un po' meno ambiziosa del previsto, ma comunque ricca di fascino e di carattere. Un titolo che si lascia godere per circa 7 ore, fino a una cavalcata finale davvero niente male. Ludicamente, Call of the Sea si presenta come un'esperienza profondamente narrativa, fondata al 100% sull'esplorazione e sulla ricerca di indizi utili alla risoluzione di enigmi. La visuale è insoggettiva e i ritmi dei movimenti sono piuttosto lenti, in accordo con il fisico non certo atletico della protagonista e con lo spirito riflessivo dell'avventura. Il tutto senza il minimo accenno di combattimenti o interazioni umane, perché l'Odissea nel Pacifico sarà un viaggio molto, molto personale. Nora non mancherà mai di commentare ad alta voce le varie situazioni, annotando in un diario sia i passaggi fondamentali per risolvere i puzzle, sia la progressione del racconto, ricostruito sulla base dei documenti appartenenti alla spedizione del marito. Il risultato è così un gioco a metà strada tra le vecchie avventure punta e clicca e i moderni walking simulator. Un titolo da provare senza riserve se non si è alla ricerca dell'azione pura, a maggior ragione considerando la presenza del gioco all'interno del catalogo di Game Pass. Gli enigmi di Call of the Sea dovrebbero essere interpretati come dei piacevoli intermezzi, ben diversi dalle difficili sfide logiche viste in tante avventure grafiche. Insomma, distrazioni intelligenti in un'esperienza che comunque privilegia la componente narrativa piuttosto che cercare di mettere i bastoni tra le ruote al flusso del racconto. Una regola che vale in linea generale, fatta eccezione per un paio di enigmi che causano un surreale e repentino picco del livello di difficoltà e potrebbero bloccarvi per chissà quanto tempo. Un problema di bilanciamento oggettivo che rischia di compromettere un percorso altrimenti assai piacevole. Convincente, anche se con qualche riserva, la realizzazione tecnica. L'opera prima di Out of the Blue è leggermente meno curata del previsto, a causa dei limiti di una produzione ben lontana dagli standard AAA e spesso e volentieri nascosti da una discreta ispirazione artistica. Non mancheranno panorami mozzafiato e scorci di grande impatto, anche se l'impressione è spesso quella di avere davanti un set un po' costruito piuttosto che una selvaggia isola proibita, con in generale pochissimi elementi next gen. In definitiva, Call of the Sea è un esperimento interessante ma imperfetto, che denota qualche errore di inesperienza. Un'avventura scritta in maniera gradevole e piuttosto godibile dal punto di vista ludico, che però non soddisfa appieno le aspettative generate dai trailer pubblicati prima del lancio. Vale comunque la pena di accompagnare Nora nel suo cammino alla scoperta dell'ignoto, per riflettere su quanto profondo possa essere un sentimento come l'amore.